Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con il Panasonic SCRB5 speaker Bluetooth di Panasonic presentato appunto qualche settimana fa. Ora l'abbiamo tra le nostre mani, procediamo con l'unboxing e vediamo come è fatto. Vediamo la confezione che è pulitissima, ovvero ci presenta solo nella parte superiore il nome e nella parte laterale le specifiche, alcune specifiche. Andiamo subito ad aprire la confezione. Ecco qua, togliamo i manuali con la garanzia, manuale multilingua, ovviamente c'è anche l'italiano. Ed ora andiamo a vedere lo speaker in sé, che lo andiamo a togliere dalla confezione. Eccolo qui. Andiamo a togliere anche questo involucro. Vi dico subito che è abbastanza pesante. Vediamo che ha subito una ventosa posta nel lato posteriore. Eccolo qua. Questa è una ventosa con un pezzo di plastica che va a ricoprirla per poterlo affrancare meglio al tavolo o alla superficie a cui lo vorremmo fare aderire. Esteticamente si presenta in ferro lavorato, come possiamo vedere, con questo inserto in metallo a specchio con appunto il logo Panasonic. Eccolo qua, abbiamo anche scusate, i comandi qui sopra che vedremo poco più avanti, comando per il Bluetooth, volume più, volume meno e il boost che permette di utilizzare la superficie su cui lo poseremo come loud, un LED per la batteria, il tasto accensione e spegnimento ed il vano con gli ingressi, ovvero ingresso micro USB e due ingressi, uno AUX e uno e un altro dedicato ad un'altra cassa, magari se vogliamo connetterla. Andiamo a richiudere il pannello posteriore, eccolo qua. Un po' difficile richiuderlo completamente bene, forse anche perché è la prima volta che lo sto utilizzando, devo prendersi la mano. Ok, comunque l'abbiamo richiuso, eccolo qua. Andiamo a vedere il resto del contenuto della confezione, che consiste nel cavo USB, micro USB per la ricarica del dispositivo. Bene, devo dire che per quanto riguarda l'unboxing è tutto, tra pochissimo lo vedremo un attimino più da vicino. Benissimo, rieccoci. Vediamo qui con l'inquadratura dall'alto, con i tasti a sfioro per il collegamento Bluetooth. Qui vediamo la particolare finitura molto bella a specchio, in metallo a specchio con il logo Panasonic e la sigla dello speaker. Poi vediamo nella parte laterale l'indicatore per la batteria, tasto accensione e spegnimento e il vano dove troviamo le varie connessioni. Eccolo qui aperto il vano, eccolo con l'ingresso micro USB, AUX in e audio out. Ed infine ancora un'occhiata con lo speaker acceso. Bene, vi ringrazio per la cortese attenzione, un saluto e al prossimo video. Ciao!